È una giornata come tutte le altre. Avevo deciso di accettare la proposta di un amico di fare una campagna con un master che non conoscevo, amici suoi. Ho detto perché no? Cosa doveva andare storto? Doveva essere una campagna breve. E invece è durata anche troppo. Fino ad allora avevo solo sentito voci di questi giocatori, se si può dire, se si possono definire tali, che pensano solo a fare build di personaggi senza trama, senza logica, senza spessore, solo per essere forti, solo per mania di grandezza. All'epoca mi veniva da ridere, non ci credevo. Coerenti con quello che gli accadeva intorno. Mi sentivo spaesato, fuori dal mondo. Ma ho detto, dai Giacomo, puoi sopportare tutto questo, puoi farcela. Livello di incompetenza. È stato capace di rovinare anche una campagna prefatta. Incapacità narrativa, interpretazione dei personaggi, tutto, tutto terrificante, terrificante. Non ce la posso fare. Signori, buongiorno e benvenuti nel primo video del settimo anno del canale del Master Kai. Spero che l'introduzione di Jack Bran vi abbia messo nel mood corretto, perché da quest'anno, visto il giorno in cui cade il primo video dell'anno, ho deciso di iniziare una nuova tradizione e dedicare il video di questa settimana alle storie del terrore di Halloween. Circa un mese fa vi avevo chiesto di mandarmi le storie più agghiaccianti e le situazioni più sgradevoli in cui vi siete trovati a un tavolo da gioco. Ora, adesso dovrei dire qualcosa come: e sono arrivate cose che io non avrei mai neanche immaginato. No. Gioco da 20 anni, so benissimo come funziona un gruppo di gioco, è arrivata esattamente la roba che mi aspettavo arrivasse. La vera sorpresa è stata la quantità di storie che mi sono arrivate, che sono così tante che non ho potuto metterle tutte all'interno di un solo video. Quindi in realtà questo è il primo di una serie, ma di questo parleremo dopo. Adesso non perdiamo tempo, perché abbiamo un sacco di storie del terrore da raccontare per questo Halloween e cominceremo con quella che ha mandato Don Vecchi e che io personalmente chiamo l'incidente del giocatore tossico. Vorrei condividere con gli altri poveri sfortunati una mia
brutta esperienza nel gioco di ruolo che però mi ha dato la capacità di capire cosa voglio e cosa non voglio al tavolo. Stiamo parlando del lontano 2008-2010 circa, quindi qualche anno fa ero più piccolo ed ero molto più tollerante. Stavamo giocando a Birthright e, per chi non lo conosce, il Master Kai farà le presentazioni. Diciamo è un'ambientazione nata per l'Advance, se non sbaglio, e quello è stato il mio approccio a quel tipo di regolamento. Praticamente quello che è successo è che ho trovato quello che si dice un giocatore tossico. Ma non tossico solo in game, cioè nel senso sul gruppo, su quando si gioca che ti parla sopra. No, no, diciamo questo era un giocatore tossico a 360 gradi. Non voglio fare nomi perché ovviamente poi potrebbero scattare. Ah, ma lo conosco, ah, ma allora è tizio. Io, insomma, certe cose si possono dire, ma preserviamo, magari nel tempo la versione è cambiata, io non lo so, non la sento più dal 2008 appunto, quindi non ho idea se nel tempo sia diventata una persona diversa, però fatto sta che a quel tempo ero io che ospitavo le sessioni perché avevo casa più grande e un giorno questo giocatore, che già si era rivelato, sai, il tipico giocatore che è prima donna, che fa sempre le scelte più assurde dal punto di vista di prendere i personaggi che non hanno molto senso all'interno di un'ambientazione. Noi abbiamo sempre avuto l'abitudine quando si faceva sessione di portare stuzzichine e cose del genere. Lui si presenta un giorno con trentina di lattine di birra, quelle da mezzo litro, e una bottiglia di limoncello. Lui voleva fare cosa gradita. Peccato che poi durante il pomeriggio credo che dei lattini di birra gli altri giocatori ne abbiano bevuto uno all'interno di tutto il pomeriggio e lui si sia finito le altre, quindi mettete che da solo si sia bevuto 25 lattine di birra. Eccola stato sul divano. Classico, proprio quando uno crolla con la bava alla bocca, ecco così, diciamo, lo spettacolo non era delle cose più belle. Tornano i miei nel tardo pomeriggio per l'ora di cena, mettete per le 7. Lui non si sveglia nonostante noi ci alziamo, salutiamo, chiacchieriamo, tutto il resto, zero proprio, lui è proprio partito. Si risveglia, riprende conoscenza dopo l'ora di cena, quindi mettete per le 9:30 e dice: "Ah ragazzi, visto che abbiamo cenato", che non è vero, cioè noi avevamo cenato, lui stava in stato catatonico sul divano, quindi non ha toccato assolutamente cibo. Se non le patatine prima, ma insomma, quelle ormai non è che li potevi considerare cibo. Fa: "Ce lo facciamo un bicchierino di limoncello?" Va bene, il problema è che noi abbiamo fatto un bicchierino, forse due, lui si è scolato il resto della bottiglia. Rigrolla sul divano dopo aver fatto la puntata in bagno, giustamente tutto quello che aveva bevuto era normale. Verso la fine della sessione, mettete le 11:30, mezzanotte, gli amici miei mi chiedono dove sta la carta. Perché avevano bagnato in bagno, non li andavo a lasciare bagnato, giustamente nei confronti dei miei genitori che avevano comunque casa, ci tenevano. E io, senza particolari sospetti, gliela indico. Il giorno dopo, coordinandoci per la sessione della settimana successiva, all'epoca noi eravamo abbastanza ossessivi compulsivi, quindi praticamente mezz'ora dopo la fine della sessione noi ci stavamo già organizzando per la prossima, anche perché in quel periodo giocavamo venerdì sera, sabato e domenica, non necessariamente la stessa quest. E parlando così sulla chat, a un certo punto viene fuori che qualcuno dice una parola di troppo, mi viene il sospetto, dopo averli messi sotto torchio un pochettino, scopro che questo signore aveva fatto pipì in giro per il bagno senza prendere la tazza e gli amici miei praticamente si erano adoperati per pulire tutto senza dirmi nulla. Anche io, già questa persona non mi stava simpatica, questa era la goccia che aveva fatto traboccare il vaso.
e prendo la decisione di interdirlo da casa mia. Semplicemente gli dico: guarda, se volete giocare da qualche altra parte, io vengo e lui lo accetto, ma a casa mia lui non ci mette più piede, perché la prima volta che viene fa una cosa del genere e mi pare che è palese che non si sa controllare. E parte tutta una tiritera. Anche lui a un certo punto, noi ci stiamo scrivendo sulla chat comune di MSN, per chi lo conosce, per chi è della preistoria. A un certo punto mi scrive in privato dicendo: e tu non puoi impedirmi di venire a casa tua. Fino a prova contraria, è casa mia. Se tu ti presenti, io chiamo i carabinieri. Se ne uscì con una frase del tipo: ah, allora se la metti così io non vengo più. Era quello lo scopo, quindi sì, fortunatamente io da quel momento non ho più visto assolutamente quella persona e sono felice della cosa. Ragazzi, se vi incontrate un giocatore tossico, che sia questo, sia una cosa molto più easy, spero per voi, non fatevi scrupolo a parlarne con gli altri, parlarne col master ed eventualmente se vedete che lui vi rovina l'esperienza di gioco, tiratevi indietro, i gruppi ce ne stanno tanti, sbattete la testa più volte sugli spigoli o direttamente sul muro intero, a seconda di quanto siete fortunati, però alla fine troverete il gruppo che gioca come vuole voi, come piace a voi, come si addice al vostro stile. I gruppi ce ne stanno tanti, dovete solamente avere un po' di pazienza e cercare. Immagino che quando vi siete sentiti dire che è meglio evitare di avere al tavolo giocatori tossici, non sia questo il tipo di tossici a cui stavate pensando, ma il consiglio in linea generale vale lo stesso. E se parliamo di gente sgradevole al tavolo, passiamo direttamente al secondo contributo che ci manda Carisma 20 e che io personalmente chiamo Al tavolo con la strega. Alcune storie non dovrebbero essere mai raccontate. Esse nascondono orrori tali da poter distruggere la mente di qualsiasi persona che li ascolti. Ebbene, io oggi sono qui a raccontarvi una di queste storie. Essa risale a poco più di un anno fa, quando uno dei miei giocatori mi chiese consigli e idee per l'avvio di una nuova campagna. Egli era stato contattato da un altro gruppo che gli aveva chiesto di masterargli la quinta edizione di D&D. Le cose andarono bene per un paio di sessioni. Dopodiché il mio giocatore venne da me chiedendomi se volevo unirmi al gruppo. D'altronde io ero rimasto sempre affascinato da Pathfinder e mi ero stabilmente ambientato con la sua seconda edizione. Espandere i miei orizzonti verso la quinta edizione di D&D sembrava qualcosa di positivo, mai nulla di più errato fu fatto, e non potevo mai immaginare dove tale scelta mi avrebbe portato. Il gruppo era composto da una mia vecchia conoscenza, escluso il giocatore che avrebbe fatto da master, il ragazzo di questa mia vecchia conoscenza e due novizie. I problemi non furono subito evidenti. D'altronde, entrare in un gruppo già formato, per buona educazione, non ti consente di entrare a gamba tesa e distruggere gli equilibri interni, ma cerchi di adattarti ad essi. Dopo qualche sessione, un po' di conflitti iniziarono a uscire. Il mio personaggio era particolare, era un elfo mago, costruito sulla base del Warhammer Fantasy, ossia un elfo stoico, con quasi disprezzo per le altre razze, ma in fondo era caratterizzato da un buon cuore e l'intenzione di insegnare la magia agli altri personaggi. Tutti, infatti, avevano scelto come multiclasse delle classi magiche, e mi sembrava un buon modo di integrarmi. Le cose non andarono così, però. Ben presto i conflitti con la mia vecchia conoscenza vennero in qualche modo a galla. Nulla di problematico, sia chiaro. Ma pareva che il mio personaggio non le piacesse, al che io le chiesi se avessi dovuto limare
un po' il carattere del mio personaggio. La risposta fu negativa. Questa situazione si ripeté un paio di volte. In entrambe le occasioni la risposta fu ulteriormente negativa. E anzi, venne aggiunto che noi ci stavamo divertendo, stavamo ruolando. Eventuali risposte sarebbero arrivate in gioco, parole sue. Le sessioni andarono avanti normalmente e la campagna si interruppe quando avrebbe dovuto farlo, alla sua ottava o nona sessione. Uccidemmo il boss finale, un mago con un bastone magico. Lei prese questo bastone e chiese al suo ragazzo all'interno del gruppo che giocava uno stregone se a lui fosse servito. La risposta fu negativa e l'oggetto venne venduto, senza interpellare me, il mago del gruppo. La questione terminò lì. Io non dissi nulla, ma chiamando il master in disparte, gli feci capire che probabilmente il mio personaggio non era adatto a quel gruppo, che in fondo era costruito per motivi sociali, di amicizia, esterni al gruppo, intorno a lei. Con la possibilità di mandare avanti questa campagna, probabilmente sarebbe stato meglio per me cambiare personaggio, anche perché fino a quel punto il mio personaggio non aveva visto neanche una moneta d'oro, e nessun oggetto, e nessun tipo di supporto. Quindi, in accordo con lui, mentre gli altri personaggi erano fuori dalla locanda a litigare e combattere con le guardie, il mio personaggio rimase all'interno della locanda, castò invisibilità e se ne andò. Questa mia vecchia conoscenza, una volta che il suo personaggio fu rientrato all'interno della locanda e scoprì che il mio personaggio non c'era più, esultò di cuore. Istantaneamente, di colpo. Evidentemente dentro di lei esplose qualcosa, esplosero dei sentimenti che lei teneva dentro di lei da molto tempo. Il gruppo in seguito a quella giocata fondamentalmente si sfasciò, non per motivi interni adesso. Questioni lavorative ci portarono un po' tutti a grande distanza gli uni dagli altri. Ma nel caso in cui la giocata fosse proseguita, di certo questo mago non si sarebbe mai più seduto al tavolo di quei giocatori. Effettivamente la sensazione di non essere ben voluti al tavolo può essere una delle peggiori che possiate trovare al tavolo da gioco ed è per questo che non dovete mai accettare per nessun motivo di ricoprire qualunque altro ruolo che non sia quello del master. Non pensate comunque che fare il master vi possa mettere al riparo dalle situazioni sgradevoli, anzi, a questo proposito, mandiamo la storia di Mattia Di Chio, del gruppo di Segrete e Dragoni, che ci racconta di quando si è trovato al tavolo con quel giocatore. Situazioni sgradevoli al tavolo. Quella che mi viene in mente maggiormente è stata quella volta che da master ho dovuto cacciare via un giocatore perché era davvero qualcosa di ingestibile. Cioè, non solo dopo quasi 3 mesi di campagna non aveva ancora la scheda fatta, non sapeva cosa tirare, come tirare, più lo sgamato che faceva due cose bruttissime. Una, barava sui tiri e sui punti ferita. Due, aveva palesemente letto l'avventura e palesemente ne approfittava. Oltre a ciò, come dire, al tavolo era sempre scortese, spesso arrivava in ritardo, non avvisava, una situazione davvero davvero brutta, insomma.
che non lasciava neanche contenti gli altri giocatori. Mentre sempre in questa campagna, una volta a un incontro di boss, ho litigato brutalmente con un giocatore perché ha fatto una cosa che non si dovrebbe mai fare nel mentre, anche se è un errore comune, so che può capitare nella fuga, cioè contestare il master direttamente al tavolo, interpretando le regole. Si trattava di Pathfinder 1, quindi insomma regole anche un po' corpose in qualche modo, e ci abbiamo litigato durante sessione. Cosa che è stata una cosa, una situazione davvero sgradevolissima, perché poi ha coinvolto tutto quanto il tavolo, che si è schierato da una parte o dall'altra, chiaramente, e quindi con la conseguenza che poi il gruppo fondamentalmente è esploso, perché la situazione era diventata molto troppo tesa. Questo. E per il resto ringrazio il Master Kae e vi auguro tutti quanti una buona giornata. Cosa fare per evitare di avere problemi se mai vi doveste trovare al tavolo con un individuo del genere? Beh, avete un sacco di opzioni, poteste limitarvi a urlargli addosso oppure direttamente picchiarlo. L'importante è che non lasciate testimoni. Certo, questo potrebbe rendervi un master estremamente sgradevole per la gente che avete al tavolo, ma mal che vada sareste in buona compagnia. Anzi, un esempio di questo ce lo porta un contributore che vuole restare anonimo, quindi non diremo che è Max di Dungeons & Drones, che ci racconta di quando verso il suo master è stato commesso un reato di lesa maestà. Si parlava di AD&D seconda edizione. Il party di alto livello era in un dungeon piuttosto duro. Io masteravo. A un certo punto, con molte risorse già consumate e in cerca di riparo e di riposo, i nostri eroi si imbattono in un nutrito gruppo di rugginofagi. Non ricordo affatto, ammesso che li abbia mai saputi realmente bene anche all'epoca, le dinamiche regolistiche di cosa è avvenuto. Ma in pratica, una volta scoperto che lo scontro avrebbe potuto logorare il gruppo molto più di quanto sarebbe stato gestibile, Pippo, che giocava uno psionico, utilizza un potere legato al magnetismo per concentrare tutti i rugginofagi sul resistente mezzo drago guerriero, attirandoli sulla sua armatura completa e facendo in modo che gliela distruggessero. Doveva sembrargli una buona idea, ma in pratica ha reso marginalmente più semplice lo scontro a scapito di un grave danno ad un compagno. Nel momento peggiore, oltretutto, perché un mega dungeon non è un bel posto per peggiorare gravemente la propria classe armatura. Alla fine dello scontro, il guerriero, un po' per ruolo e un po' per lanciare un messaggio, si avvicina a Pippo e gli tira un pugno. In gioco, naturalmente. Pippo non risponde nulla, né in gioco né fuori dal gioco. Si limita a fissare in silenzio l'altro giocatore e dopo qualche secondo esclamare: "Lancio disintegrazione". Dopo un attimo di incredulità partono i commenti: "Ma sei fuori? Ti rendi conto che è una reazione assolutamente sproporzionata?" E insomma, altri tentativi di portare buon senso. "Lancio disintegrazione", ho detto. "Mi ha attaccato e quindi è un nemico", risponde Pippo. "Lasciatelo fare", fa il giocatore del guerriero. "È suo diritto dichiarare di lanciare disintegrazione". Si volta verso Pippo e dice: "Sappi però che se passo il tiro salvezza, poi ti trito. Se invece lo canno e muoio perché tu sei ritardato, mi alzo dal tavolo e finché ci sei tu non torno a giocare". Questo
Qui la mia colpa è stata permettere che le cose arrivassero fino a questo punto. Ma ero giovane, non capivo niente, e comunque a questo punto non l'avrei più potuta fermare. La valanga era ormai avviata. Quindi Pippo disintegra il guerriero con successo, e il guerriero prende la sua roba e se ne va davanti a un gruppo troppo scioccato per dire o fare alcunché di risolutivo. Una volta andato via, dopo un attimo di shock, un secondo per riprendersi, il tavolo intero spiega a Pippo con dovizia di particolari perché non capiva assolutamente un cazzo. E dopo queste considerazioni, anche Pippo decide di andarsene. La seduta per quel giorno si fermò lì, ma è inutile dire che nel tempo, per motivi, Pippo ha continuato a creare problemi durante il gioco, mentre riacquisire l'altro giocatore è stato, anche giustamente, molto più complicato. Fortunatamente posso dire che il resto delle persone coinvolte, incluso il guerriero, è ancora in ottimi rapporti a distanza di 20 anni. Pippo è stato escluso dal gioco. Avremmo dovuto farlo sul momento, ma meglio tardi che mai. E se pensate che questa sia la peggior scelta di mastering che avete mai visto fare, è solo perché non avete visto il secondo racconto di Max, Dragon Fall, Everybody Die. Episodio numero 2. Io lo chiamo Dragon's Fall, Everybody Dies. Perché sono tutti buoni a far cadere delle rocce. Sempre a D&D seconda edizione perché sono un ziano. Pippo stavolta masterava. Avrete capito che Pippo aveva tutte le caratteristiche caratteriali salienti di un Seiene e il suo cervello apparentemente ha flippato completamente nel momento in cui non è, virgolette, riuscito a proporre una sfida degna, chiuse virgolette. Tenete d'occhio questo atteggiamento perché ci mette un attimo a diventare una china scivolosa anche per master capaci e altrimenti bravi. Chiuso questa parentesi, ricominciamo. Il party di improbabili antieroi, questa volta di basso livello, si stava facendo una scampagnata attraverso una foresta con il loro carretto su un sentiero. Stava chiacchierando amabilmente di come avesse avuto un successo strepitoso in una qualche piccola missione da avventuriero di basso livello e, genericamente parlando, si stava dando un po' d'aria. Pippo, comprensibilmente e giustamente desideroso di mettere al proprio posto questo gruppo di avventurieri sbarbatelli, decide che sembra una buona idea far incontrare loro un drago. Avendo fretta di mettere in atto il proprio geniale piano malvagio, non attende la prossima scena e ci fa imbattere in un drago che, attenzione, dorme acciambellato come un gatto in mezzo al sentiero. Un drago bianco anziano, un grande virm bianco che, come tutti gli anziani, a quanto pare, ha sentito il bisogno di passare gli anni della sua maturità in un luogo più caldo per sconfiggere l'artrite, acciambellato ad ostacolare un sentiero che non avrebbe permesso a due carretti di passare affiancati. Steso per il lungo, russando rumorosamente. E no, non lo avevamo potuto vedere, e no, non lo avevamo neanche potuto sentire perché stavamo parlando e il carretto cigolava e sai cazzo che altro. In pratica, io me la sono sempre immaginato così, abbiamo fatto una curva nel sentiero e siamo quasi andati a sbattere contro questa gigantesca creatura che faceva un rumore simile all'eco di una segheria costruita sul fondo di una caverna. Ma a quanto pare il rumore arrivava solo a 10 metri di distanza. E non avevamo potuto anticipare la cosa in alcun modo. Seguono chiaramente un paio di minuti di stupore, in cui la separazione fra giocatori e personaggi si fa labile. Oh signore, non urlare, che facciamo? Possiamo girarlo? Ma no, il carretto non potrà passare fuori dal sentiero. A malapena ce la fa sul sentiero. Proviamo a ucciderlo nel sonno? Avremo qualche chance? Non ti montare la testa, questa cosa è grande come una palazzina, e così via. Dato che un vero DM God però sa che quando è un problema per il party,
Bisogna decretare che ogni cosa detta è stata detta in game allo stesso volume del tavolo. Il drago, forte di questa giustificazione, apre pigramente un occhio e fa per addentrare il PG più vicino. Ammetto di non ricordare i dettagli di questa scena con precisione, ma ricordo che ci fu una discussione contemporaneamente a una fuga di massa. Però questo lo ricordo. Incidentalmente, il giocatore del tavolo, che più stava antipatico a Pippo, era anche quello con il miglior mezzo di fuga in quel momento, stivali del salto o qualcosa del genere. In pratica, si mise a scappare come un orsetto gummi, chi è sufficientemente vecchio tra di voi lo ricorderà, e stava vanificando questo splendido momento di GDR e questa vicentissima sfida con un oggetto di passalega inammissibile. Questo non poteva rimanere impunito, non occorre dirlo. Mentre il personaggio, che chiameremo appunto Gumi in onore degli orsetti saltarini di cui parlavamo, se la dava a gambe zompando sopra le cime degli alberi, giurerei di aver visto una luce accendersi negli occhi del buon Pippo. Cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. Ecco quindi spuntare un altro drago antico. Rosso stavolta, chiaramente un riferimento artistico, una metafora del pericolo e dell'inenarrabile violenza che colpisce i giocatori che non sanno stare al proprio posto. Il siffatto drago rosso, descritto grande quanto una piccola fortezza con le ali, vede dall'alto questa creatura saltellina, si incuriosisce, calcola i tempi precisamente grazie alla sua mente superiore e decide di descrivere con il suo volo una curva discendente. Afferra tra le sue fauci Gummi al volo e riprende la sua quota di crociera con un unico elegante movimento, del tutto imperturbato da dettagli come regole di manovrabilità, tiri per colpire, tiri salvezza e genericamente parlando, buon senso. Addio, Gummi, la tua vita è stata troppo breve, ma non verrai mai dimenticato. Ok, questa è decisamente pittoresca. Pittoresca non è esattamente la parola che cercavo, ma è quella che utilizzerò per evitare che il canale venga demonetizzato. Credo comunque che per ora siate abbastanza terrorizzati, quindi questo video possiamo anche chiuderlo qui, ma questo non è il finale dello speciale di Halloween, anzi. Prima di tutto, in realtà le storie inviate da Max non erano due, ma erano tre, solo che la terza, per motivi di spazio e per via delle dimensioni e della complessità della storia, non sono riuscito a farla stare in questo video, però la potete trovare direttamente sul canale di Dungeons & Drones, vi lascio il link qua in alto, e il video è stato pubblicato in contemporanea con l'uscita di questo, quindi se schiacciate il link, comunque vi lascio anche il link diretto nei commenti, potreste trovarlo immediatamente se volete proseguire. E voglio che sia chiaro che io non mi assumo alcuna responsabilità in merito. Secondo, mi avete mandato, come ho detto all'inizio, molte più storie di quelle che potevo inserire in un solo video e quindi ho deciso di dividere questo speciale in due. In questa prima parte avete visto tutti quelli che hanno mandato un contributo video. Ma molti altri di voi hanno mandato soltanto la loro storia per iscritto e tutte quelle storie sono state raccolte in un altro video, sempre collegato a questo, la seconda parte di questo, che al momento in cui state vedendo sto ancora finendo di montare e vedrete probabilmente martedì, mercoledì, comunque lo farò uscire sul mio canale durante la settimana. Così avrete una seconda occasione per ridere alle loro spalle. Per ora invece questo video termina qui, ma adesso la parola sta a voi. Come sempre, lasciatemi un commento qui sotto dove dite qual è la vostra peggiore esperienza al tavolo da gioco e non si sa mai che ve la possiate ritrovare nello speciale di Halloween del prossimo anno. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Se le notifiche non vi arrivano, iscrivetevi al server di Discord o al canale di Telegram, trovate i link qua sotto, che è il posto anche dove vengono organizzate queste
diciamo, speciali collaborativi della community. Io sono il Master Kae e noi ci vediamo nel prossimo video.